sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono. Sì, buonasera, sono Bigiogero. Ho sapere un altro litiga qui a caserma di Via Sassi, all'arma dei carabinieri. Sì, cosa succede? Praticamente stanno massacrando un ragazzo. Ma in caserma? Sì. Ho capito. Vabbè, adesso lo mando, Grazie. Salve. Carabinieri. Sì, salve, 118. Sì? Mi hanno richiesto un'ambulanza, non so, mi ha chiamato un signore dicendo di mandare un'ambulanza lì da voi, me lo conferma? No. Ma chi ha chiamato, scusi? È un signore, mi ha detto che lì stanno massacrando un ragazzo e che voleva un'ambulanza. Guarda, tu lo chiedo un attimo. Qui sto contattando i carabinieri che c'è un casino lì, insomma. Adesso vedo se va anche le... ma siccome stanno picchiando uno, mi ha chiamato lì dicendo di mandare un'ambulanza perché stanno massacrando uno. Allora, io prima di mandarlo ho chiesto a loro se un utente mi ha chiamato. Dopo ti spiego, comunque mandarci esatto. Sì. No, guarda, sono due ubriachi che ci abbiamo qui in caserma, adesso gli tolgo il cellulare. Ciao. Se abbiamo bisogno lo sentiamo. Sì, non ti preoccupare, ci mancherebbe, ho chiesto. Ciao. Giorno ci penso chiaramente. Prima di addormentarmi un pensiero va sempre al mio amico Beppe e penso: Beppe, proteggici, veglia sempre su di noi. Perdonami, non ho fatto tanto così per difenderlo quella notte, non ho mosso un dito. Ero terrorizzato per quello che gli stavano facendo. Mi ha preso il panico perché mi sono detto: per la puttana. Questi sono un gruppo di carabinieri, poliziotti. Anziché arrestarlo o portarlo ai Miogni o denunciarlo, lo stanno massacrando di botte. Senta, allora, lei non è la prima volta che viene sentito, perché in realtà le sue dichiarazioni erano ampiamente negli atti, quindi ogni volta qualcuno ha detto che lei non era mai stato sentito. No, beh. Non mi interrompa quando parlo. No, naturalmente no. E non c'è bisogno che fa la sottolineatura. Allora, ogni volta che qualcuno, lei compresa, ha dichiarato a giornali ed altro che lei non era mai stata sentita, era una clamorosa cosa non vera, perché in realtà in atti ci sono le sue dichiarazioni con la denunzia e in atti ci sono le sue dichiarazioni rese in sede di indagini difensive. Quindi, perché lei è stato esaminato dall'avvocato e quindi il suo verbale è in atti. Non è consentito a chi che sia affermare che lei non è mai stato sentito. Prima di essere sentito oggi se l'ha riletto? Sì. No. No? Ha la memoria fresca lei? Sì. Cioè ricorda bene quello che ha detto in tutte e due le occasioni? Sì, ricordo perfettamente bene quello che è successo. Sì. Perché le cose che lei oggi ci ha confermato, cioè le cose che lei aveva già detto in atti, e lo ribadisco sottolineandolo più volte, sia con la sua memoria e sia con le dichiarazioni rese al difensore, sono chiaramente in contrasto con dei dati oggettivi. Lo penso anch'io, dottore, con il dovuto rispetto per questo ufficio. Lo penso anch'io. Guardi, Bigiorgio, che forse lei ha equivocato quando io dico dati oggettivi, quindi prima di fare affermazioni vorrei essere sicuro, lei che intende per dati oggettivi? Quello che è successo la notte fra il 13 e il 14 giugno. Ma questo non c'è niente col dato oggettivo. Va bene. Lei nella sua querela dice che ha sentito Ugo Giuseppe urlare per un'ora e mezza in caserma.
almeno un'ora, sì. No, lei scrive un'ora e mezza e poi dopo scrive dopo un'ora per un altro fatto. Però lei prima scrive un'ora e mezza. Sì. Se lo ricorda? Sì, certo. Bene. Uso un eufemismo per dire che non è vero. Perché potrei dire che è una bugia. Per il semplice motivo che lei in caserma, sì, insieme a Uva Giuseppe, c'è stato per neanche mezz'ora. Com'è possibile? È possibilissimo. Scusi. Solo, no, senza... dottore, c'è qualcosa, mi scusi, c'è qualcosa che non torna. Eh no, Bizzogero, a lei non torna. A noi sì, ascolti allora... quello che dico, sì, io. E allora, Bizzogero, la mia domanda è, perché sono anni che lei non solo all'avvocato di Uva Lucia, non solo ai giornali, alle televisioni, e quindi anche ai giornali di televisione, perché sono anni che lei va dicendo cose non vere? No, dottore, io riporto da quasi 6 anni quello che ho visto e... No, non è vero, è vero. Mi scusi, il brigadiere Dal Bosco stava proprio infierendo su Giuseppe Uva. Questa è un'opinione. No, lei, dottore, deve descrivere i fatti. Infatti lo sto facendo. Lui ha avuto un'emorragia importante di emorroidi. I pantaloni sono imbrattatissimi di emorroidi, perché non ha subito nessuna violenza. E meno che mai in quei 7 minuti. Com'è possibile che Uva Giuseppe abbia avuto un'emorragia così importante da emorroidi? E non si sia neanche cambiato i pantaloni. E lei non se ne è accorta. Lei ha preso atto che lui aveva un pantalone in trins di sangue dalle emorroidi, secondo noi, senza ombra di dubbio. E che date no. Che lei per caso gli ha visto l'emorragia per strada? No. Benissimo. Lei gli ha aperto la bocca? No. Quindi lei il sangue l'avrebbe visto? Aveva la bocca spalancata. Spalancata, ha visto il sangue sui denti? Sì. Poi che altro ha visto? Un corpo massacrato. Senta, questa è una valutazione. Dottore, mi ha fatto una domanda. No, io voglio sapere cosa ha visto, segni tangibili, non valutazioni, perché non è stato massacrato in nessun modo. Cosa ha visto lei? Un corpo tumefatto. Tumefatto. Lei si riferisce alla schiena? No, al naso, e poi? Alle mani, alle gambe. Al naso? Sì, soprattutto, sì. Al naso. Noi ci troviamo in queste condizioni oggi perché lei, prima in una denuncia e poi davanti a un avvocato, è andata a dire tutte cose che oggi sta ammettendo che erano false. E le sue dichiarazioni sono state prese per oro colato da tutti. E quando noi abbiamo detto che lei era stato sentito negli atti e che avevamo le prove che lei era inattendibile e che lei aveva detto tutte bugie, siamo stati esposti al pubblico ludibrio. Per non dire di peggio. E sulle basi delle sue affermazioni si vuole sostenere un'accusa gravissima, infondata, contro altre persone. E oggi lei invece sta riconoscendo che ha mentito su tutto. Non ho mentito. Su tutto. Ma no, dottore. Su tutto ha mentito. Non ho mentito. Su tutto.